Ciao, oggi ci troviamo ancora in provincia di Varese, praticamente siamo vicino a dove abbiamo esplorato Villa Amelia più o meno, usando una mezz'oretta di strada all'incirca. Vedere come dobbiamo... Sì, anche se... Andiamo. Allora, siamo ancora in mezzo al bosco, con i nostri animaletti. Ok. Per arrivare alle strutture bisogna attraversare il bosco. Allora, cosa facciamo? Prima siamo qua, facciamo prima questa? Dai, tanto ormai siamo qua. Allora, questa è la prima struttura che incontriamo nel bosco. Questa è quella che doveva diventare tipo un albergo. Cadaveri come là. Dici? Occhio che qua pungono di bestie. Facciamo, mettiamo prima di lì? Anche là. Sì, dopo quando usciamo. Porca troia, che si pungono questi qua? Sono più bastardi questi. Ci sono le tue amiche zanzare. Porca troia. Ok. Destra, sinistra, facciamo sinistra. Una bicicletta per bambini. Da qua. Questi sono i bagni. Questi erano i bagni. Comunque sia qua che là, non vedo. Come si chiama? I vandalici. Cosa ci fanno lì? Sì, qua una volta ci vivevano, però è tutta roba accantonata, messa, tutta roba vecchia. No. Ah, c'è un televisore. Qualcuno? Televisore. Ancora c'è un lettino pieno dei vestiti. E anche quando hanno fatto il video l'altra volta c'era. Sì. Non si può andare. Quello a vedere. Ma c'è qualcuno? Sì. Sì? Allora meglio non rompere le palle. Proviamo di qua. E qua in teoria dove c'era qualcuno, come dici te. Di che era lì? No. Beh, aspetta, proviamo di qua intanto. Tutte biciclette accantonate di così. Stessa, da quanti anni che sono qua? Tutte rubate. Dice qualcuno perché c'è il... Come si chiama? Guarda il tetto. Tutto guarda là. Andare avanti là. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Allora, mi sembra vecchio quel materasso lì. Mi sembra vecchio quel materasso lì.
Vieni. Ci bivaccavano di sicuro. Sicuramente venivano qua a dormire. Questo è poco ma sicuro. Qua siamo uscita. Il tizio era di là, giusto? Sì, di là. Ma tu hai visto proprio la persona? No, no. Mi sembrava di avere sul letto. C'è un letto. No, no, ma il letto c'era anche nelle vecchie. Okay. Nei vecchi video. C'ha le coperte. Ma pulite? No, più o meno. Occhio, stai attento. Che c'è? Con vecchie cose. No, ma qua sicuramente ci venivano, quello sicuro. Andiamo a vedere lì cosa c'è. I rovi del cazzo. Ma passiamo di qua. Che è? Zanzara? No, qua non c'è niente. O sì? Proviamo di qua. Ah, qua c'è, si vede da fuori, guarda. Tutta marcia. A parte che si può entrare anche di qua. Forse è meglio entrare di qua. Ce la fai? Oh, c'è un vecchio decoder. Questa cos'era? Tipo una cucina. Purtroppo non so tanto di questo posto. A parte i ragni. I tuoi amici. Mi piacciono i ragni. Cioè sì, però. Vieni. Questa è proprio, sembrava proprio un appartamento, no? Sì. Materasso vecchio. Questa deve essere stata la camera da letto. Sì, questa era proprio. Sì, le due camere da letto e questo è il bagno, guarda. Ma com'era piccola? La vasca? Là sì. C'era il water. È così alta la vasca? Ma era piccola. Che cazzo salivo su come vasca? Dove così? Non lo so. Questo magari era tipo usare uno sgabuzzino o qualcosa. Questa era la cucina e la sala. Siamo alla ricerca dell'altra struttura, solo che. Allora, c'è il bosco talmente fitto che non si capisce bene. Ah, di qua forse no! Ah, qua siamo venuti da. Noi siamo arrivati da qua. Sì.
l'antenna di là è... Ma che cacchio si fa andare di là? Mi manca fare la foto da dove c'erano le biciclette, cazzo. Andiamo. No, vediamo se c'è qualche... entrata. Non riesco a capire dove sono le antenne. Purtroppo per arrivare all'altra struttura è un po' un casino, perché non ci sono sentieri, non c'è niente. Là dove c'era quella prima struttura che abbiamo visto era tutto chiuso. Quello è in fondo di là, ma come fai a passarci? Non riesci. Ascolta, tentiamo l'ultima volta di rivediamo se c'è. Guardiamo bene se c'è qualche. Se c'è qualche strada, qualche sentiero. Vediamo che... la mappa. Eh? Vediamo la mappa un attimo. Mi sembra troppo. Qua ci vivevano di sicuro. C'è un'uscita? No, ormai. Da un po' che è abbandonato. Questo è proprio un deposito abusivo di pneumatici. Madonna santa. Ah, questa deve essere stata un'officina questa. Sicuramente questa è un'officina, un gommista. Ma che fosse la via di qua, eh? Aspetta che arrivo. Guardate cosa ho trovato qua. Chissà di che animale è. Lo seguiamo di qua per vedere se riusciamo a trovare l'altro edificio. Allora, quella è uscita. Forse abbiamo trovato la via giusta.
Guarda questo albero, proprio sradicato completamente. Ma era già morto. Queste sono le... sono quelle che mangiano la... è morto per quello. Come si chiamano? Termite in spagnolo. Non italiano? So. Non so l'italiano perché sappia. Sì, cioè... troppo decisivo. È morto per quello questo povero albero. Eccoci arrivati all'altra struttura. Abbiamo dovuto fare tutto il bosco, attraversare tutto il bosco. Tutto crollato anche qua. Tutto crollato anche qua. Sembrava proprio una casettina in mezzo al bosco. Guarda lì, c'è anche un camino. Guarda lì. Cazzo, che bello. Casettina piccola. Sì, era una casetta questa qua. Guarda che bella. Che bello. Una bella casata in mezzo al bosco. Piccolina. Ci sta. Trovata! Guarda che bella! Vedi Edu, mai mollare! Bella, bellissima! Wow! Vieni Edu! Tutta crollata qua, eh. Un camino, ma sì, era un, non era una chiesa. Era una casa. Era una casa questa qua. Villa. Madonna, che bello. Guarda che camino. Eh? Wow. Oh, questa è la ciliegina sulla torta. Bello. Ecco cane, guarda sopra. Sembra una cosa. Guarda, anche qua. E qua è crollato il pavimento. Vedi che c'è il piano di sopra? Sì, sì. Infatti volevo dirti che ci sono delle scale lì dietro. Forse le troveremo là. Ah, sì. Vediamo se riusciamo poi a salire. Ah, qua è proprio inaccessibile. No, qua, qua è marcito tutto, inaccessibile. Poi non mi fidare, guarda il muro sopra di te e la, il muro. Ma non mi fido di sta cosa. Eh? Qua è proprio appoggiata. No, no, lascia stare. Lascia stare. Questi sono cavi, Cavi della corrente. Ah.
Abbiamo trovato anche questa struttura dove andremo a esplorare anche questa. Devi mettere la giacca? No. Devo un po' di acqua. Senti qualcosa di strano? Ma di qua è... se passi di qua si riesce a salire. Salute. Un altro camino. E sì, questa era un'altra villa, sicuro. Allora, le scale sono in buono stato. Poi lì c'è una porta dove ci sono le scale che vanno giù. Ok, vuoi scendere prima o vuoi salire? Vai, scendiamo prima. Scendiamo. Sicuro? Vai piano. Che cazzo va veloce? Mamma mia, paura. No, però è buio. Sì, aspetta, ma qua sembra nuovo, guarda. Che ti abitui a... Sì. Sembra nuovo, eh. Scendiamo piano. Andare avanti io? Sì, vai. Grazie. Prego. Sì, grazie a te. Ti conosci. Allora, ah, questo è solo uno stanzino vuoto. Qua c'è ancora. E questa. Oh, senti che bel fresco. Senti che odore di cantina. Ma qua sicuramente. Ma qua è nuovo, eh. Qua è recente. Qua tenevano sicuramente, sì, guarda. Qua tenevano il vino, i salumi, salumi, bravo. È perché è bello fresco. Senti proprio l'odore. Proviamo a salire. Andiamo? Sì. Siamo sempre di lato sulle scale, anche se sono comunque tenute bene, eh. Sono in buono stato, sono in buono stato. Oh, cioè, due piani ci sono. Questa deve essere stata una stanza una volta. Ormai anche qua tutto crollato. Queste sembrano cucce di cane. Una stanzona grande. E questa era una bella casa, eh. Questa era una casetta del cane. E anche qua c'è un'altra. Pensa qua. Ah, il balconcino. Sì. Bello qua.
Pensa quando ci vivevano. Che bella vista che avevano. Anche lì va, c'è il balconcino. Bello. Qua c'è un altro piano, ma un piccolo bagnetto. Insomma, ma come facevano a farselo il bagno qua dentro? Tutti accovacciati. Bello, bello veramente. E queste, questa deve essere stata tipo una stalla, sì, dove teneva facile. Tipo carrozze, sì. Perché comunque come struttura è vecchissima, eh. Solo un paio di carrozze ci stavano qua. Ma noi per tornare indietro dobbiamo andare di là, eh. Sì. Ok, abbiamo finito l'esplorazione, bella esplorazione. Insomma, un po' difficile trovare queste ville nel bosco, però come dico sempre, mai mollare, giusto? Giusto. Bene, vi ringrazio per averci seguito fino qui. Io e Edu vi salutiamo. Ciao, alla prossima. E ci vediamo alla prossima esplorazione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like al video se vi è piaciuto e seguite i miei profili, il mio profilo Instagram e il gruppo Facebook Planet Urbex. Ciao, alla prossima.